Ciao a tutti, quanti bei filmini nuovi in questo periodo, ma io faccio il contrario delle televisioni, lavoro d'estate, produco più d'estate e meno d'inverno, ma in realtà no, avevo talmente tanto materiale per questo video che dovevo montarlo e poi quando hai tanto di quel tempo libero mentre lavori, cosa fai? Monti i filmini. Incredibile, che errore di continuità. Intanto si è fatta notte, ho dovuto accendere le luci, ho un faretto puntato addosso e non vedo nulla. Diciamo che l'avevo già annunciato in un video precedente, ma il soggetto, diciamo, del video di oggi è un videoregistratore della JVC Super VHS che è anche abbastanza simpatico, devo dire. Il problema è che ovviamente non funziona. Sicuramente avrò girato anche l'intro dove dico questa cosa, ma chi si ricorda? Nulla, non so questo video quanto durerà perché comunque non ci ho ancora messo mano, quindi confido nelle abilità del professional editor che monterà questo video di rendere un filmino un pochettino più accattivante di quello che è, soprattutto più corto perché ho diverso girato e quindi spero venga una cosa guardabile. Enjoy! In sostanza ho aperto l'alimentatore, questa vite non so da dove arriva. Praticamente abbiamo questa parte qui, che è la parte primaria, che si collega alla parte secondaria con questo cavo qua, e appunto quest'altra è la parte secondaria di regolazione. Notare carine le masse scollegabili. Io parto dal primario perché non riuscirò mai a farvelo vedere qua, ma qui in mezzo, piccolino piccolino, dietro questo grande c'è un condensatore completamente marcio, ma veramente completamente marcio. Ora forse si vede un pelino meglio. Completamente marcio, perché quello là dietro è completamente marcio, si vede ad occhio. Questi due Elna anche. Magari non è questo il problema, non lo so. Intanto andiamo avanti e sostituiamo i condensatori. Inoltre posso testare finalmente il capacitor tester. Vediamo se schioppa, Forse schioppa. Olè, buono. Oh, adesso arriva anche la puzza, ci ha messo un po'. Effettivamente era un 47 micro 63 volt. Io perché gli ho messo un 47 micro 50 volt? Riproviamo. Vediamo se fa un botto. Non ha fatto un botto, per ora. Ha fatto il rumore giusto che deve fare. Proviamo ad accendere. Olè! Vaffanculo! Che cazzo è schioppato adesso? Porco due! Vaffanculo! Che puzza! Dio po', si era anche acceso! Lampeggiava anche il display! Pff, Dio, che puzza! Ah, dove cazzo sei? Chi è che è esploso adesso? Ma di... Si era anche acceso, si era. Questo giro si vede anche senza smontarlo. Ho sbagliato la polarità, sono proprio un co***one. Gli sto dando tante di quelle botte sto alimentatore che se non era già morto lo ammazzo io, cioè non è che... Riproviamo. Si è acceso. Ha fatto i suoi scattini di relè. Attenzione a eventuali esplosioni. Non girano neanche le bobine adesso, quindi qualcosa combinato. Ovviamente non si percepisce dal video, ma anche il capstan gira a scatti. Come gira a scatti anche il tamburo. Perché se io giro a mano il pinch roller, comunque il nastro lo sposta, quindi dal pinch roller comunque più o meno dovrebbe funzionare. Ta-da! Huarev! 600 cazzi! Direi di dare un'occhiata alle tensioncine qua dell'alimentatore perché sono... A cazzo, sono un po' bassine. In due sono 54... Come 54? 53 volte, così sono 54, quindi va bene. Madonna, 54... Un videoregistratore è 54 volte, va bene. Poi abbiamo 7.7 volt, 8.65. Qui ci abbiamo massa, qui... questo dovrebbe essere 15.3, invece sono 17.
E poi c'è questo che dovrebbero essere la stessa cosa, però 17 volte invece di 15. Mi chiedo se c'è una sorta di regolazione sullo schema. Ah, abbiamo invece sì, abbiamo un adjust per 15 volte, abbiamo una regolazione, sì. E ovviamente non ci si arriva da qui. 17.6 dovrebbe essere lui, quindi se io questo lo regolo, 16 non regola un cazzo però. Se vado nell'altro senso aumentano. Ma porca p***a. Lo stagno, dove l'ho messo lo stagno? Perché non si trova mai un c***o? Dovrebbe essere tutto sul tavolo, invece, eh? Sei accorto sto diodo maledetto? Guarda te. Quando uno non è capace. No, è a posto. Funziona invece. Dio, c***o, puntali, Dio. Wow, adesso dovrei riavvitare questi baracchini qui. Ora dovrei provarlo, io però mi cago addosso. Perché questo coso mi scoppia nelle mani, lo so già. Io sono tentato di provare ad accenderlo così, anche se secondo me non funziona. Accenderlo così, proviamo, giusto per vedere se schioppa. Non sta schioppando. Va bene, facciamo finta che va bene. Come sono bravo io a fare le inquadrature. Dio c***o. È tutto collegato. Ora io mi allontano, accendo e vediamo cosa esplode. Tanto esplode tutto. Attenzione, non fa rumori strani. Il frontale lampeggia. Power on, si è power onnato. Inseriamo una cassetta. Però magari se apro fa esattamente lo stesso problema. Se adesso con i condensatori sistemati abbiamo un'uscita video, una sorta di uscita video, prendo il mio convertitore fatto in casa da SCART a RCA, c'è qualcosa. Non aggancerà mai. E invece ridendo e scherzando, buona Pasqua! Quindi sono un po' di mesi che questo crocco è qui. Nel frattempo cosa abbiamo risolto? L'alimentatore insieme a tutti i condensatori vari che aveva, diciamo, un po' marci, c'era questo potenziometro completamente marcio, sostituito con questo qui volante con tre fili, ma va bene, uguale, funziona, che praticamente impediva la corretta regolazione dei 5 volt, invece di 5 volt erano 4. Avevo questo bellissimo monitor TV. Col mio riflesso, ciao. Eccoci qua. Non so il perché di tutti i trattini video. Sono questi trattini video che potrebbero essere il preamplificatore della testina, eh? Potrebbero essere tranquillamente. Ora questa è una cassetta normalissima. CVBS. Ah no, siamo sempre con questi trattini, quindi questo sì, potrebbe essere un problema dei condensatori del DIC. Per il resto la meccanica funziona, insomma, tranne il riavvolgimento veloce. Avanti, non c'è nessun problema, anche play a 2x, ricerca avanti e anche ricerca indietro va. È proprio il riavvolgimento veloce che non funziona. Come arrivarci a questa scheda, cioè come levarla, perché non mi sembra così semplice da levare questa scheda. Tanto sarà attaccata in qualche maniera. Non so, ci sono dei cavetti, questi che partono dalla testina, ma sono solo tre cavi. Si fa presto. Si stacca il cavetto, io continuo a vedere segnale video, quindi in realtà l'alimentatore potrei richiuderlo già, visto che è sempre qui in mezzo alle scatole, qua ho ancora tutti i suoi pezzi. Ovviamente, credete che io sia smart e vada a rivedere il filmino di come l'avevo montato, smontato? Assolutamente no. Spegniamo sto CRT che mi sta dando la testa. Non lo so, io direi di provare a mettere delle viti, vedere se ci entrano.
Ovviamente rimarranno delle viti, eh? Non mi faccio illusioni. Sono curioso di vedere quante viti mi rimangono in mano, eh? Diciamo che ne abbiamo già una buona quantità. Ah, ha un connettore che la collega al tamburo. Molto interessante. Intanto vabbè, che devo staccare tutti i suoi cavetti qui per tirarla fuori, ovviamente. Eccola qua, la nostra schedina. Noto che dentro qui a questo can c'è solo questo integrato, questi condensatori. Boh, anche questi, non so che cosa regolino, questi trimmer. Ora abbiamo cambiato tutti i condensatori, sono pronto per rimettere la scheda, ma io non rimetterò la scheda perché prima voglio guardare quella del display, perché se rimetto su questa e poi non funziona sarò molto felice, no? E lui, che questo in realtà sembrerebbe ancora, no, invece no, questo è un 22 micro 22, ed eccolo qua, 330 microfarad. Voglio sperare che gli altri siano in realtà a posto. Bene, reinseriamo la nostra schedina. Dai, da qua, sti cavi che si nascondono. Purtroppo il difetto è ancora lì. Insomma, leggerissimo aggiornamento. A quanto pare il problema era dovuto a un cavo che avevo collegato. Trattava di questo bellissimo cavo sfigato collegato a un RCA che ancora in questo momento, se lo collego, fa comparire questi puntini. Per cui diciamo che dopo questo fix, che in realtà non è completamente a posto perché come abbiamo visto non riavvolge, non è perfetto il display, ma il display in realtà smontandolo sembra anche buono, cioè smontandolo, guardandolo direttamente, è proprio il filtro qui davanti secondo me che lo spegne un po' troppo, forse un po' sporco, ma sicuramente un display che ha fatto il suo tempo. Non penso in realtà di spenderci neanche più del gran tempo e neanche, diciamo, soldi nei componenti, perché comunque è complesso come apparecchio, cioè alla fine non è come i videoregistratori moderni che è una scheda con due integrati, adesso non si chiude neanche più. L'avevo chiuso, adesso non si chiude più. Cavi della minchia. Sembrerebbe anche a posto lì. Ok, come faccio? Spingo indietro. Potrei guardare, dare un'occhiata sotto in realtà adesso. Guardate, Dio. Dovrei poter arrivare qui sotto per poter ripulire il vecchio grasso. Il problema è che c'è tutta questa scheda sopra. Il cavo questo si piega. Il motore questo in realtà è alimentato da qua, non dalla schedina. Sto cazzarolla di alimentatore, io non ci credo che... Oddio! Proviamo a vedere se qui qualcosa... C'è anche questa guida di un tendinastro che continua a uscire, secondo me. La colla che la teneva è bella che è andata. Ma... Ah, è attaccata... Oh, madonna santissima! Praticamente sotto questa piastra c'è una molla che tiene qui in pressione qualcosa. Io qui so già che se vado a smuovere non lo rimonto più. Quelli che ne sanno di videoregistratori diranno ma dai, cosa ci vuole? Visto che sono arrivato quasi alla fine del mio mal di testa con questo videoregistratore, non vedo l'ora di togliermelo qui dal tavolo. Io speravo si potesse semplicemente tirar via senza tante pippe. Qualcosa mi dice che comunque qualcosa non sia come deve essere. È tutto molto a cazzo, cioè... Qua non combacia più. Ho fatto il danno. Ho mandato fuori fase anche la nonna adesso. Non è più allineato niente. È andato fuori fase. Gli ho dato corrente. Sta provando a far cose, ma ovviamente non è più in fase. Ma porca t***a. Ma f***a. E fu così che buttai via un videoregistratore. Io non so come tirarlo via, quindi... Oh, guarda. Ho rotto una molla qui sotto. Ma uno qui che casino deve fare per lavorare su un videoregistratore?
È scappata la mollettina che c'era. Non ci è più. Come nuovo. Rieccoci dopo il servizio, rientrate in studio. Spero non vi siate addormentati. In tal caso, e vi siete risvegliati adesso, questo è Gian Mizzanna Videoblog e avete appena forse visto qualcuno che prova ad aggiustare un videoregistratore fallendo miseramente. Perché invece è riuscito a registrare tutto il tempo senza addormentarsi, beh, intanto complimenti, grazie mille, non sei una persona normale. Ma è proprio questo il bello, cioè altrimenti chi farebbe video stupidi a questo punto, fino a questo punto. Dai, non si vede nel video, non l'ho registrato, successivamente sono riuscito a richiuderlo, anzi prima ho provato a rimetterlo in fase, ma senza successo, perché quello sportellino, non è uno sportellino, quella specie di coperchietto sopra gli ingranaggi, non riesco a tirarlo via e quindi non riesco a vedere bene sotto. Quindi ho provato, ho messo effettivamente le ghiere in fase con i pallini che hanno sopra, ma non è stato sufficiente, quindi non so ben che fare. Sono riuscito comunque a richiudere, ho rimesso le viti, mi sa che me ne sono avanzate credo 4 viti in giro del videoregistratore, ovviamente chi si ricorda dove vanno, io no, rimesse in un sacchettino, e quindi niente, buona fortuna al nostro Gianmi quando prossimamente proverà a riaprirlo e vedere se si riesce a far funzionare. Boh, non lo so, dai. Niente, io vi ringrazio di aver visto questo video, spero che il prossimo sia intanto più corto, secondo un pochettino più passabile, e terzo diciamo con un finale positivo, con qualcosa che funzioni. E ovviamente lo dico perché so già che è così, perché altrimenti non lo direi, quindi al prossimo video. Perché il problema delle intro è che devono essere tutte dritte, porca. Grandi filmini, eh? No. Tanti cari filmini, questi giorni. Oddio, beh. Mando fuori un sacco, ma è la combinazione da... Ciao a tutti! Ma io faccio... No, buona.